uno dei punti fondamentali dell'ideologia neoliberista è che la politica è un'attività parassitaria e criminale. I partiti, i sindacati, lo Stato sono il male, a volte il male necessario, ma insomma sono comunque il male. Ecco. L'ideologia, quando va al potere, crea egemonia, cioè un modo di, l'egemonia è un modo di pensare di parte che riesce a farsi accettare come modo di pensare di molti o forse di tutti, come bene comune. Bene, i neoliberisti sono riusciti a far passare questo concetto, tanto che a un certo punto ci hanno creduto anche i politici, che sostanzialmente si nascondono, che quando pensano alla politica la vivono e la pensano come un'attività leggera, come un'attività, sindaco non ce l'ho con lei, ma davvero, perché? Perché gli unici spazi in cui la politica ha un senso, dice vabbè, a livello locale lì risolve dei problemi, ma a livelli più generali deve essere un'attività leggera, non deve disturbare, non deve pretendere di cambiare il corso della storia che è già segnato, non state a raccontare storie, è già segnato, la storia è già finita. Tant'è vero che i partiti che si sono formati dentro la temperie neoliberista sono partiti che si autodefiniscono leggeri, fluidi, contendibili, cioè l'esatto contrario di quello che erano i partiti quando contavano qualcosa, che erano delle fortezze inespugnabili. Ecco perché. E naturalmente quando contavano qualche cosa adoperavano l'ideologia e adoperavano i simboli, è certo. Ma mentre un partito al giorno d'oggi non ha ideologia, non ha ideologia. Proprio non c'è niente, niente. Se voi andate, se non delle generiche affermazioni da catechismo praticamente, no? E non ha simboli perché non ha storia, perché non ha passione, perché non ha niente. Tranne, guarda caso, il partito che ha vinto adesso le elezioni, che è l'erede di un vecchio partito che la politica ci credeva, insomma si può dire che era una politica non buona, ma certo non che non ci credessero, che aveva un simbolo e che lo ha conservato. Ma poi alla fine va a fare le stesse cose che fanno i neoliberisti, ma questo è perché è vero che, diciamo così, questo è vero, che il mondo ha preso una piega che adesso si sta sgretolando, certo, adesso si sta sgretolando, ma insomma era davvero una corrente storica che era al tempo stesso economica, e in parte politica, appunto il la globalizzazione, alla quale era difficile resistere. Ecco. Però, diciamo così, non ci hanno nemmeno provato. Nessuno ha detto no. Anche perché il tracollo del comunismo era nel così bruciante, così evidente che anche i partiti di sinistra non avevano più legittimità nel adoperare quello come modello, come dopo il 45, sì, c'erano i neofascisti, ma insomma erano quattro gatti, ecco. È ideologico dire la storia è finita,
non è ideologico dire non è finita, però per qualche decennio prenderà questa piega. E questa piega, dentro questa piega c'è la politica come attività sussidiaria, cioè quello che conta è l'economia. La politica deve fare il santo favore di aiutare gli economisti e di aiutare l'economia, ecco, eliminando gli ostacoli, quello che si chiamano le riforme, termine che è passato dall'essere una descrizione di una via pacifica al socialismo, è passata ad essere la descrizione di come si fa a smantellare lo Stato sociale. Però il punto è che ci hanno creduto tutti. Questa è egemonia. Naturalmente l'interesse materiale era di quei pochissimi che adesso, a conti fatti, vediamo essere i detentori nell'1% del 50% della ricchezza del mondo. Quelli hanno fatto il loro interesse, però il fatto che loro facessero il loro interesse è stato fatto passare con successo come cosa che era nell'interesse di tutti. Questa è egemonia. E senza neanche perdere il tempo a scrivere il manifesto dei neoliberisti. Certo che c'è una enorme produzione, però è scientifica, un'enorme produzione scientifica, la teoria standard dell'economia, che appunto è neomarginalismo, che è tutta costruita sopra un punto di vista, cioè che il valore della merce non è nel lavoro, ma è nella scelta del consumatore marginale, cioè è il soggetto che dà valore, è la libera scelta del soggetto che dà valore. E non il valore, e non il lavoro incorporato nella merce. Ti saluto. Però queste sono cose tecniche. L'idea di fondo è tu hai dentro di te valore ed energia. Puoi essere padrone del tuo destino. Se accetti questo dato di fatto male, ma vero, che a questo mondo si compete, se accetti la competizione come dimensione dell'esistenza e la fai entrare la competizione in ogni momento della vita e in ogni angolo della società, anche in chiesa, non vi dico dentro l'università. Competizione vuol poi dire anche valutazione. Se accetta questo e sarai libero da, appunto, i burocrati che ti hanno finora oppresso e impedito di manifestare il tuo valore. Sarai libero dai politici parassiti. No? Corri, concorri, sii te stesso, non obbedire a nessuna autorità. Tu sei superiore ai tuoi cosiddetti padroni. Siamo tutti uguali, non possiamo accettare di avere autorità. Naturalmente ci sono le competenze tecniche e quelle, sì, quelle contano, procuratele, costano, e se non hai soldi è un problema tuo.